Ciao! Grazie ai nostri video risparmi già molti soldi ogni anno. Risparmia anche sulle parti di ricambio della tua auto. Comprali sull'app Mr. Auto. La spedizione è gratuita. Trovi le lampadine Bolk usate in questo video solo sul sito Mr. Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto e tira il freno a mano. Per accedere e sostituire le luci dei fari posteriori, bisogna aprire il bagagliaio e togliere tutto il blocco del faro. Per far durare di più le lampadine, ti consigliamo di non toccare mai il vetro con le dita, o se lo fai, di pulirlo bene con carta assorbente prima di rimetterle a posto. Apri il bagagliaio. Per rimuovere il blocco del faro, bisogna rimuovere la vite situata nel bagagliaio. Usa una chiave inglese da 10. Fai scorrere le dita tra la guarnizione del bagagliaio e la moquette per sollevarla e ripiegarla. Sempre con una chiave inglese da 10, svita la seconda vite di sostegno del faro. Tira sul faro, delicatamente in senso orizzontale, per rimuoverlo. Rimuovi il connettore di alimentazione. Per farlo, spingi sulla piccola linguetta di plastica e allo stesso tempo tira sul terminale. Rimuovi la piastra di supporto delle lampadine. Le lampadine si rimuovono tutte allo stesso modo, spingendole e ruotandole di un quarto di giro. Prendi la nuova lampadina. Per rimontarle, esegui l'operazione inversa. Prendi la nuova lampadina. Rimetti in posizione la piastra. Basta posizionarla nel verso giusto e spingerci sopra. Riattacca il connettore elettrico. Rimetti il faro nel suo alloggio. Riavvita la prima vite di sostegno del faro. Rimetti a posto la moquette. Riavvita la seconda vite di sostegno del faro. Rimetti a posto la guarnizione del bagagliaio perché la chiusura sia perfettamente stagna. Operazione conclusa. Puoi sostenerci? Clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Sarebbe fantastico!